Buongiorno cari amici di Real Team TV, un buon anno a tutti innanzitutto e buon anno soprattutto a Tiberio Snaidero che è qui per presentarci questo suo libro L'arte di essere Tom Waits tra musica, cinema, teatro e televisione per Volo Libero Editore. Buongiorno Tiberio, benvenuto. Buongiorno a voi e buon anno a tutti. Ecco, passo subito la linea alla nostra splendida Giusy, buon anno anche a te Giusy. Grazie, grazie direttore, auguri anche a lei, a Tiberio, ai nostri ospiti. Benvenuto Tiberio, sono molto contenta di averti qui con noi. Voglio aggiungere che Tiberio è uno scrittore, un docente di cultura italiana, visto che ha insegnato non solo nel nostro paese, ma anche Germania, Stati Uniti, in scuole, università, quindi insomma una bella, bella storia, però oggi parleremo appunto di lui, questo nuovo libro, voglio ripetere, L'arte di essere Tom Waits tra musica, cinema, teatro e televisione, Volo Libero Edizioni. Tiberio, intanto complimenti perché senza ombra di dubbio questo è uno dei migliori libri scritti su Tom Waits, è un libro sicuramente completo, dettagliato, non è un'enciclopedia, però è molto ben strutturato, è sicuramente un punto di riferimento per approfondire su questo incredibile artista. Si può leggere, come dire, canonicamente dall'inizio alla fine, godersi questa narrazione che è un po', come dire, a cavallo fra biografia, fra critica, dettagli anche legati a tutto questo suo mondo artistico così poliedrico, così interessante, ma si può anche consultare un po' così, anche assaltare grazie agli indici, alle note, grazie a dei dettagli, quindi è davvero molto ben strutturato. Ecco Tiberio, delineiamo insieme chi è Tom Waits, questo incredibile personaggio. Per quanto riguarda Tom Waits, il fatto di essere un fan mi ha spinto a ideare, a progettare e col tempo e la pazienza a realizzare il volume che hai tra le mani, perché come fan, oltre a conoscere la sua musica e guardare volentieri i film in cui lui appare, leggevo anche dei libri su di lui e, in italiano, inglese e in altre lingue europee che conosco, ma mi ero accorto che non era ancora stato fatto, con mio sconcerto, un volume che oltre all'analisi critica fornisse anche dei repertori, ovvero sia io come fan avrei avuto piacere di avere un libro in cui voglio rivedere chi suona in quel determinato quella determinata data del tour o in quel disco, oppure chi è il regista di quel film e così via. E però certo si può sempre saltabaccare su internet, mettersi a ricercare, però sapere che ci sia una fonte in cui hai tutto è più comodo. E poi anche avevo notato che nessun libro, tra quelli almeno appunto usciti in Europa e negli Stati Uniti, prendevano seriamente in considerazione la globalità della carriera di Waits. Certo, musicista, però attore anche hollywoodiano e anche protagonista di film con registi come Coppola, non certo una comparsa. E non avevo mai trovato un'analisi seria ed esauriente dei suoi video musicali, un resoconto di tutto quello che ha fatto sul palco anche come attore di teatro e quasi neanche una notizia della sua carriera particolare di ospite televisivo, ospite di talk show, soprattutto negli Stati Uniti, con ospite fisso, cioè regolare per tanti anni del David Letterman Show, ma anche in varie altre televisioni in Australia oppure in Europa, nel Regno Unito e così via. È un ruolo da segnalare non tanto così per completare la scheda, ma perché lui ha interpretato la sua funzione, il suo ruolo di ospite in maniera molto personale e
ha presentato certo le sue canzoni dal vivo, ma anche o soprattutto si è comportato come un vero e proprio cabarettista, come un comico, spesso decostruendo il modo in cui i suoi i conduttori, piuttosto tradizionale, così sempre dello show, che avevano invitato, avevano impostato la trasmissione, quindi risultando esilarante e affascinante. Ecco, tu dividi questo libro un po' in quattro, diciamo, percorsi, quattro ambiti: c'è quello dei un po' paesaggi, c'è quello dei suoni, quello delle parole e quello delle luci. Ci vuoi dire di più di questa divisione? Sì. Quello che io ho chiamato paesaggi è una relativamente sintetico resoconto della vita che si svolge essenzialmente tra la California e New York, soprattutto California però. E, pensando a un lettore che non conoscesse il personaggio, certo qualche coordinata bisognava darla. E, non è però la parte a cui io nel mio progetto attribuivo più importanza, visto che consideravo più interessante l'approfondimento di ogni singola opera da lui prodotta. Proprio nei dischi, naturalmente tutti i dischi in studio, ma anche quelli dal vivo, anche le raccolte, perché spesso ci sono delle sorprese nelle raccolte, le collaborazioni con altri artisti, che sono numerose, e quindi il modo in cui lui ha presentato la sua opera, l'ha divulgata attraverso la televisione, attraverso i concerti. Poi ho voluto approfondire la sua importanza nel teatro contemporaneo, uno dei più celebrati registi di teatro del mondo, Robert Wilson, è un regista che si può a spanne in maniera molto schematica inserire nell'avanguardia, tra i più affermati e amati da chi ama il teatro, l'ha coinvolto più di una volta, per essere precisi tre volte, per collaborare sia la musica che la scrittura dei testi di sue opere, Black Rider, oppure Wojciech, che poi come disco è diventato Blood Money, o Alice, ispirato all'Alice di Lewis Carroll. E quindi dare spazio, non solo menzionare queste esperienze, è stato un obiettivo che mi sono posto, accanto a quello di approfondire anche le altre sfaccettature che ho menzionato prima. Quindi l'idea è stata quella di dare non solo un'idea globale, ma tante informazioni, il più possibile legate tra di loro, per sottolineare quanto è grande questo artista, e non solo in campo musicale, quanto è non solo originale, ma quanto appartenga a una categoria a sé. È difficile davvero inserirlo nella tradizione del blues, del jazz, del folk, dell'avanguardia. E allora appartiene alla categoria Tom Waits. Niente suona come Tom Waits, no? Quindi questo la dice appunto lunga da questo punto di vista. Ecco, parliamo un po', Tiberio, anche dei personaggi, no? A cui anche Tom si dedica, nel senso: quali sono i personaggi di cui parla anche nei suoi testi, il linguaggio? Ecco, per esempio è stato il cantore della classe operaia, ecco, la classe operaia degli anni 70, ma non solo. Ecco, quali sono un po' i suoi personaggi? Più che della classe operaia, che è più materia di Springsteen, Tom Waits è stato il cantore del proletariato, dei perdenti, di quelli che sono stati comparse o il necessario contraltare ai vincenti del sogno americano. Il sogno americano implica che ci siano dei perdenti. E se hai successo devi farlo a discapito di altri. E questo è un dato di fatto. E
Wales fin dall'inizio della carriera ha dedicato le sue liriche, le liriche delle sue canzoni, quindi a gente povera, a ladri, a prostitute, a persone che hanno perso la salute, a persone vittime di dipendenze da alcol, da sostanze, a persone sole, persone disperate. Soprattutto, se vogliamo trovare qualcosa in comune tra tutto l'elenco di queste persone sfortunate, persone transeunti, ovvero sia che hanno cercato nel vagare, nel muoversi, nel fuggire da una situazione di volta in volta sempre deludente, se non drammatica, e alla ricerca di qualcosa o di qualcuno di meglio. Quindi sono proprio i loser, come li chiamano in America, i protagonisti delle storie di Waits. Sicuramente negli anni 70, quando i suoi dischi, proprio Closing Time, The Heart of Saturday Night, Small Change, erano più tradizionali come impostazione musicale, folk, jazz, e più autobiografici come temi contenuti, come parole, testi. Addirittura Waits, siccome era un grande appassionato della Beat Generation, quindi William Burroughs, Gregory Corso, Ferlinghetti e soprattutto Jack Kerouac, On the Road, sulla strada, la Bibbia di più di una generazione, si era affascinato dall'idea del vagabondaggio, del conoscere la strada, del mangiare la polvere, del rifiutare una struttura attesa dalla società dei vincenti. Tant'è vero che per un certo numero di anni lui stesso, quasi con una decisione a tavolino, è diventato un loser, un mezzo vagabondo, un alcolizzato. E quindi quando raccontava le sue storie, certo raccontava di gente attorno a sé, ma gente che conosceva di persona e anche di se stesso. Poi succede che una donna l'ha salvato da se stesso e ha avuto una grande influenza sulla sua poetica, sulla sua estetica, sul modo di intendere l'arte e il modo di presentarsi. Kathleen Brennan, diventata sua moglie nell'82, conosciuta sul set del film di Coppola Un sogno lungo un giorno, sono innamorati subito, e lei è una grandissima esperta anche di musica, ha visto subito questo straordinario talento in Tom e l'ha invitato a una maggiore indipendenza dai produttori, una maggiore autonomia anche gestionale e soprattutto a non avere paura di tentare strade strane, nuove, al di fuori della tradizione, mescolando quanto aveva già offerto e quando già faceva parte del suo repertorio, delle sue competenze musicali, con altre tradizioni, come quelle anche di tedesche di Brecht e Weill, oppure alternative di Captain Beefheart in America, e di lanciarsi senza timori. Curiosamente questa scelta che ha fatto, se all'inizio è stata penalizzante dal punto di vista delle vendite, non che allora all'inizio degli anni 80 lui fosse nella cima di Top of the Pops, ma col tempo gli ha permesso di diventare un personaggio ammiratissimo e anche di una certa popolarità, che ha portato per esempio con Mule Variations del 1999 a vendere 1 milione di dischi, che certo non è un bottino magro. Quindi col tempo, trovando la sua strada molto personale, ha trovato anche un riconoscimento commerciale. Ecco,
È anche un artista molto trasversale perché non è, diciamo, stato solo popolare tra la sua generazione. Abbiamo visto anche nel mondo punk, comunque tuttora rimane la cultura alternativa, un personaggio importantissimo. Quindi è stato anche molto trasversale, Tiberio. Sì, sicuramente. Il fatto di fare scuola, di essere diventato inconfondibile, ha fatto sì che avesse dei seguaci, degli ammiratori, e tutti quelli che avevano magari l'ambizione, ma non il coraggio, di creare qualcosa di un po' sui generis, stravagante, dicevano: ecco, Tom ci indica la strada. La trasversalità dipende dal fatto anche che, anche quando ha cominciato a produrre dischi con sonorità talvolta anche in parte disturbanti, rumoristiche, da Swordfish Trombones in su, e se ha attirato l'attenzione di un pubblico che prima non lo seguiva, dall'altro, anche nei dischi seguenti, non ha mai abbandonato la sua abilità di comporre ballate, anche melodiche, anche dolci, molto sentimentali. Quindi non ha avuto paura del suo passato, né ha avuto paura di reinventarsi. E questo ha mantenuto la sua base originaria di fan, molto popolare da generazioni anche nei campus universitari, e si è guadagnato nuovi seguaci, nuovi ammiratori, come anche per la sua personalità, per il suo carisma. Sicuramente, ma ti chiedo, non viene un po' poco celebrato questo artista così anche, insomma, notevole, che tocca tutti questi anche campi diversi dell'arte? Cioè, non gli viene riconosciuto poco, secondo te? In realtà, Waits non è proprio un reietto, perché per ben 2 volte gli è stato consegnato il premio Grammy, che è il più importante premio musicale negli Stati Uniti, nel 92 per Bone Machine come miglior album alternativo. E alla notizia di questo successo, Tom commentò: alternativo a che cosa? E poi nel 99 per Mule Variations come miglior album di folk contemporaneo. Quindi nell'ambito, nell'ambiente, come si può dire, non è assolutamente trascurato. Non ha le vendite o la popolarità di certo di Taylor Swift, però le sue scelte così poco concilianti con i gusti del mercato lo relegano in una posizione di nicchia, di lusso, ma di nicchia. Del resto, lui stesso ha dichiarato che preferisce fare fiasco delle sue condizioni che avere successo alle condizioni di qualcun altro. Quindi un artista anche integerrimo, tant'è vero che si è fatto notare nel corso degli anni anche per avere non solo rifiutato categoricamente di regalare sue canzoni a agenzie, a delle imprese che volevano usarle come colonna sonora per pubblicità, ma anche di avere tentato e vinto delle cause contro chi aveva usato la sua voce, che magari qualcuno non sa neanche che è Tom Waits, ma la voce è inconfondibile, la si riconosce, per pubblicizzare dei prodotti, dalle automobili a delle patatine. Quindi non è un personaggio in realtà così secondario. Rispetto alle sue qualità artistiche, i fan, chi lo ama, pensa che potrebbe essere ancora più sotto le luci della ribalta, ma direi che non si può certo considerare un artista misconosciuto. Se pensiamo anche alla sua carriera cinematografica, che ha portato anche, oltre che con Coppola, a lavorare con i fratelli Coen, per esempio con Jim Jarmusch, quindi registi affermati.
Senti Tiberio, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, ti faccio i miei complimenti e ovviamente consiglio a tutti gli amici a casa l'acquisto e la lettura, perché noi abbiamo dato un assaggio, ma c'è molto di più. Ti chiedo se stai lavorando a qualcosa di nuovo da un punto di vista magari editoriale, se hai delle anticipazioni, così. Beh, sei molto gentile a chiedermelo, ma in effetti io ho lavorato a volte anche intensamente gli ultimi 3 anni e mezzo a questo progetto, quindi mi sto prendendo una pausa, ovviamente. Faccio un po' di promozione, ma non sono ancora a lavoro con il prossimo progetto. Giusto, beh, dopo 3 anni tra l'altro dietro a questo bel lavoro, devo dire che la pausa è più che meritata, però noi, insomma, per noi sei sempre il benvenuto, quindi ti aspettiamo per altri eventuali lavori. Intanto, grazie ancora, e vi vogliamo ricordare a casa l'acquisto e la lettura di L'arte di essere Tom Waits tra musica, cinema, teatro e televisione, Volo Libero Edizioni, per Real Team TV, Tiberio Snaidero. Grazie Tiberio, è stato un piacere. Grazie a voi, entrambi. Ciao a tutti, alla prossima.